Ma a che cosa stanno lavorando esattamente i tecnici fisici e gli scienziati riuniti in gran segreto a Los Alamos? Beh, non entreremo nei dettagli. Diremo solamente però che si tratta di sviluppare in modo esplosivo un esperimento che Fermi aveva già compiuto a Chicago con la cosiddetta pila atomica. Solo che Fermi aveva compiuto la fissione nucleare, diciamo così, in modo lento e controllato. Qui invece si cerca di farlo in modo veloce e senza freni. La fissione avrà l'effetto di una bomba atomica. Eccola la prima bomba atomica, si chiamava Jumbo. E in queste rarissime immagini, una volta top secret, la si vede avvolta in un enorme involucro, trainata da dei trattori verso il sito dell'esplosione nel deserto, ad Alamo Gordo. Siamo sul sito dell'esplosione. La bomba è stata tirata fuori dal suo involucro protettivo ed agganciata alla base di un traliccio. Per questa bomba hanno lavorato migliaia di persone, non solo a Los Alamos, ma anche nel resto degli Stati Uniti. Il lavoro era talmente parcellizzato che nessuno aveva la minima idea di quale fosse l'obiettivo finale. Alla base del traliccio è stata montata una tenda che avvolge la bomba per l'ultima messa a punto. E qui si può vedere anche Robert Oppenheimer mentre coordina il delicato lavoro degli ingegneri che preparano l'ordigno. Dentro a quell'apertura sulla quale tutti si affacciano c'è del plutonio. Nessuno in tutta la storia ha mai costruito una bomba del genere e ogni passo è eseguito con cura. Alla fine dei preparativi la bomba viene issata sul traliccio, il suo peso è di 5 tonnellate. Curiosamente non esploderà al suolo oppure sepolta, ma in alto, a 30 metri di altezza. Una volta giunta in cima, decine di cavi le vengono collegati. Ora la bomba è pronta. Funzionerà? Provocherà una catastrofe? È la prima volta. Ci sono molti calcoli teorici, ma la realtà potrebbe essere un'altra. C'è un velato timore che la reazione a catena, anziché fermarsi, si estenda a tutta l'atmosfera e alla Terra. Certo che la prima bomba atomica della storia aveva un aspetto decisamente curioso con questa sua forma sfera e tutti questi cavi che la avvolgevano. Siamo davvero nella preistoria dell'era atomica. Ma questa bomba, comunque, è risultato di lunghi anni di ricerche nei campi fondamentali della fisica. Dentro la materia, infatti, esiste una quantità immensa di energia. Ora, trovando il modo di liberarla, si possono costruire centrali elettriche oppure bombe devastatrici. Nel caso dell'atomica nel deserto di Alamo Gordo e anche nel caso di quella di Nagasaki, a fornire questa immensa energia sarà il plutonio, cioè un materiale che è il risultato di complesse procedure tecniche. Nel caso della bomba atomica di Hiroshima, invece, sarà l'uranio a dare tutta questa energia, cioè un minerale che si trova in natura. Ma com'è possibile che una roccia in apparenza così banale come l'uranio ad un certo punto possa scatenare l'inferno? Noi non entreremo nei meccanismi della fisica, ma ecco brevemente i segreti di questo minerale, i segreti che hanno scoperto i fisici. Negli anni 30 ci si accorse che se si bombardava un campione di uranio con particelle chiamate neutroni, veniva sprigionata una grande quantità di radioattività. Quell'osservazione fu il primo passo verso la scoperta della fissione nucleare. Se si dispone in partenza di una quantità di uranio sufficientemente grande, superiore alla cosiddetta massa critica, si innesca così una reazione a catena che produce un'enorme quantità di energia. Un grammo di uranio 235 sprigiona 20 miliardi di calorie, quante se ne otterrebbero bruciando 10 tonnellate di carbone. Nelle centrali nucleari la fissione avviene in modo controllato, ma negli ordigni progettati per distruggere l'energia si sprigiona tutta insieme. Ad esempio, a Hiroshima, un decimillesimo di secondo dopo l'esplosione, si creò una palla di fuoco che crebbe raggiungendo le sue massime dimensioni in un secondo. È questa ondata rovente a seminare per prima morte e rovina. In seguito, le radiazioni emesse dai nuclei prodotti nella frammentazione dell'uranio completano l'opera. Curiosamente questo meccanismo della fissione dell'atomo è stato scoperto più di 10 anni prima proprio qui in Italia, con i primi esperimenti condotti tra l'altro anche in questa
vasca per pesciolini rossi. Vale la pena di aprire una piccola parentesi. In effetti questa vasca si trova a Roma in via Panisperna e il palazzo che vedete alle spalle ospita oggi gli uffici del Viminale, ma negli anni 30 qui c'era la facoltà di fisica. Insomma, la storia dell'atomica di Hiroshima parte proprio da qui. È qui che lavorava Enrico Fermi con il suo famoso gruppo, cercavano di scoprire i segreti dell'atomo, ma ignoravano che da queste loro ricerche un giorno sarebbe nata la tecnologia capace di dare vita alla bomba atomica. Questo gruppo di fisici italiani, divenuto poi famoso con il nome di Ragazzi di Via Panisperna, era un gruppo molto affiatato. Questa è la famosa fotografia che ne riunisce i protagonisti. A destra, con la cravatta, Enrico Fermi. Accanto a lui Rasetti, poi Amaldi, Emilio Segre e D'Agostino, che era il chimico del gruppo. Tra le curiosità del gruppo di Via Panisperna c'era quella dei nomignoli. A ognuno dei fisici era stato affibbiato un soprannome. Il grande inquisitore era Majorana. Io ero il cardinale prefetto alle biblioteche. Rasetti era il cardinale vicario. Fermi era il papa e Corbino era il padre eterno. Vai. Entra in un tempio. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ma che succede? Sono i ragazzi, lavorano. Ecco, proprio in questo corridoio avvenivano le corse. Oggi ci sono gli uffici del Ministero dell'Interno, ma circa 70 anni fa qui potevamo vedere correre questi giovani ricercatori e laggiù in fondo nelle curve scivolavano sul mare e lo facevano decine di volte al giorno. Ma ad un certo punto, nell'estate del 34, accadde qualcosa. Stavano lavorando su dell'uranio e accadde una cosa imprevista. Bisogna fare altre analisi. Portate anche queste in laboratorio e fate presto. Voglio un risultato sicuro entro stanotte. Sbrigati. Che sta succedendo, professore? Sta succedendo che il contatore Geiger rivela una radioattività assai più alta del previsto. Con il contatore impazzito abbiamo provocato qualcosa che non capisco. Incredibile. Sta misurando una radioattività doppia rispetto a quella naturale dell'uranio. Era avvenuta la prima fissione atomica della storia, sia pure in miniatura. Per la prima volta si era scisso il nucleo dell'uranio. Fermi e i suoi collaboratori non si accorsero di questo clamoroso risultato, perché quello che osservavano era solo un forte aumento della radioattività. Non soltanto, ma da questo bombardamento sembravano uscire addirittura altri elementi che non esistono in natura, più pesanti dell'uranio, cioè elementi transuranici. Fermi non immaginava neppure lontanamente che conseguenze avrebbe avuto quel piccolo esperimento. 10 anni dopo, nel deserto del New Mexico, 3.000 scienziati e ingegneri, proprio sotto la sua guida, avrebbero utilizzato quell'intrigante scoperta per accendere per la prima volta il fuoco nucleare. Per guardare, usate questo vetro scuro. Che tutti facciano quello che faccio io. Stendetevi a terra con il viso non rivolto verso la torre. Tenete sempre gli occhi chiusi fino a dopo l'esplosione. Allora e solo allora usate il vetro scuro per vedere la palla di fuoco. Ammesso che ci sia. Meno 40 secondi. Meno 30 secondi. Io vado fuori. Voglio vedere con i miei occhi. Sì, anch'io. Meno 20. Meno 15. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Thank you.
guerra è finita. Sarà finita quando l'avremo sganciata sul Giappone. Ah! Torno subito allo Salamos. A Potsdam devono sapere com'è andata. Lo devono sapere. Muoviti tu, hai un appuntamento con un B-29. Sì, signore. La bomba quindi funziona e vengono immediatamente informati i vertici politici. Proprio in quel momento è in corso un incontro al vertice a Potsdam con Truman, Churchill e Stalin. Truman è messo al corrente che l'esperimento ha funzionato e lo comunica agli altri. Test eseguiti oggi. Diagnosi non ancora completa. Il risultato sembra soddisfacente e va già oltre le aspettative. Il test ha dato risultati positivi al di là di qualsiasi aspettativa. Non solo è stato disintegrato l'obiettivo scelto per il test, ma a oltre 800 metri dall'epicentro dell'esplosione un'altra torre di ferro è stata distrutta, anche se nessuno di noi si aspettava che potesse essere danneggiata. Sono state rotte delle finestre a oltre 200 km di distanza. Gli ignari cittadini sono stati messi in allarme nel raggio di 320 km. Tra questi una donna non vedente, che però ha visto il bagliore dell'esplosione. La guerra con la Germania è finita, ma continua con il Giappone. L'idea di usare questa nuova bomba contro il Giappone non solleva alcuna obiezione. Si è in guerra e impiegare una nuova arma più potente appare nell'ordine delle cose. Mentre a Hiroshima nessuno sa che la città ha i giorni contati, tutto un intenso lavoro prende il via per preparare la complessa operazione del lancio della bomba. Ora, questa cartina ci dà un'idea della situazione militare nell'agosto del 1945. Ecco, vedete, qui c'è il Giappone con Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, e gli americani, nella loro avanzata nel Pacifico, sono arrivati, guardate, fino praticamente a questo punto, a quest'area. Certo, dopo uno spaventoso spargimento di sangue, ma insomma, sono quasi a ridosso del Giappone. Le immagini che vedrete ora sono originali e a colori e ci mostrano, in tutta la loro crudezza, la difficoltà della guerra nel Pacifico. Dopo aver inflitto una disastrosa sconfitta alla flotta e all'aviazione nipponica alle isole Midway nel giugno del 1942, le truppe americane avanzano fino a tutto il 1944 verso l'impero del Sollevante, in previsione dell'invasione del Giappone. Per indebolire le difese del nemico sulla terraferma con bombardamenti a tappeto, è però vitale conquistare teste di ponte che costituiscano basi e postazioni di decollo per i bombardieri. In questo scenario i piccoli arcipelaghi del Pacifico assumono un'importanza strategica essenziale. Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima sono destinati a diventare luoghi tristemente noti a causa delle sanguinose battaglie combattute metro dopo metro per la conquista di sottili strisce di terra. Infine, il 16 giugno 1944, 40.000 soldati americani iniziano lo sbarco a Saipan, l'isola più difesa dell'arcipelago delle Marianne, a circa 2.000 km dalle coste del Giappone. La tecnica difensiva dei giapponesi in questi casi è sempre la stessa. Non cercano di impedire lo sbarco, ma aspettano all'interno attirando gli americani verso bunker e nascondigli situati in posizioni strategiche. Da lì combattono fino all'ultimo uomo, prima di farsi catturare o più spesso prima di farsi uccidere. Pare quasi che più si avvicina la sconfitta, più per i soldati giapponesi il valore della vita diminuisca. Molti di loro sono pronti a sacrificarsi senza timore per il loro imperatore. Ogni metro del territorio di Saipan costa un tributo di sangue altissimo. I bunker e le caverne sono presi uno a uno con bombe a mano e lanciafiamme e solo dopo 23 giorni di cruenti combattimenti l'isola viene dichiarata sicura. Ma per i suoi abitanti è difficile superare il terrore di possibili ritorsioni degli invasori.
Questa donna preferisce lanciarsi nel vuoto piuttosto che consegnarsi ai soldati americani. Ma la guerra non avveniva solo nelle giungle e sulle isole. Per lungo tempo è avvenuta anche sui mari, nei cieli, con feroci combattimenti aeronavali. E per i piloti delle portaerei, la fine di un combattimento non significava necessariamente la fine dei pericoli. Bisognava infatti ancora riuscire a ritornare sulla portaerei e, cosa forse ancora più difficile, atterrare. Qualcosa tutt'altro che semplice. La guerra del Pacifico non avviene solo nelle giungle e sulle isole. Per molto tempo i mari e i cieli sono teatro di feroci combattimenti aeronavali. E per i piloti delle portaerei, la fine di una missione non significa necessariamente che il pericolo è scongiurato. Bisogna ancora riuscire a tornare alla base, che in questo caso vuol dire atterrare su una pista non più lunga di 3 campi da calcio. Un'impresa tutt'altro che semplice, specie quando l'aereo ha riportato dei danni in volo come la rottura del carrello. Un incendio a bordo può essere devastante, visto che sul ponte sono stipati carburante e munizioni. Questi uomini rischiano la vita per salvare un pilota che non è riuscito a sganciare le bombe incendiarie prima di un appontaggio d'emergenza. Incredibile ma vero, la maggior parte dei piloti che hanno avuto incidenti di questo tipo è sopravvissuta ed è tornata a combattere. Una possibilità che non viene concessa agli aerei irrimediabilmente danneggiati. Ormai la guerra sta arrivando davvero al suo culmine. Invadere l'isola di Okinawa significa davvero arrivare alle porte del Giappone. Ma questo significa anche che la resistenza dei giapponesi sarà ancora più dura. E Okinawa è stata una delle pagine più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale. La domenica di Pasqua, 1 aprile 1945, si apre una delle pagine più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, un crudele preludio all'uso della bomba atomica. 170.000 soldati americani si dirigono verso le coste di Okinawa praticamente incontrastati. Ancora una volta i giapponesi si sono asserragliati nell'entroterra, posizionandosi agli estremi nord e sud. L'isola è densamente popolata e gli americani avanzano lentamente, metro per metro, di casa in casa, sotto l'incubo continuo delle imboscate del nemico. Solo per conquistare la collina strategica chiamata Pan di Zucchero ci vogliono 4 giorni e 2.600 caduti fra i marine. A rendere ancora più complicate le cose ci si mette anche la pioggia. In 17 giorni ne cadono più di 380 mm. L'isola è un campo minato. Il pericolo può nascondersi sotto ogni passo. Questo carro armato è stato messo fuori combattimento da una mina anticarro. I soldati cercano di soccorrere i membri dell'equipaggio imprigionati all'interno. Uno degli uomini, sbalzato fuori dall'esplosione, torna sui suoi passi. È in evidente stato di shock e viene portato via. Per i suoi compagni non c'è nulla da fare. Alla metà di giugno i militari giapponesi ripiegano su un'ultima postazione nell'estremo sud dell'isola. I marine sono costretti a esplorare ogni caverna e ogni anfratto. È raro che qualche combattente giapponese si arrenda. Quando questo avviene, i prigionieri vengono fatti spogliare per il timore che nascondano armi o bombe sotto i vestiti. In una tale carneficina, anche i civili finiscono per andarci di mezzo. Più di 30.000 abitanti di Okinawa, per lo più contadini, rimangono uccisi o feriti. A questa ragazzina, che non ha voluto ritirarsi con loro, i giapponesi hanno amputato un piede. Un giovane cecchino è stato snidato e ferito ad una gamba. Non andrà molto lontano.
Il 21 giugno, dopo 82 giorni di battaglia, gli americani raggiungono finalmente l'estremo sud dell'isola. Il bilancio dell'invasione è impressionante, specie dalla parte degli sconfitti. Tra civili e soldati muoiono circa 110.000 giapponesi, tra le cui fila si contano solo 7.400 militari superstiti. Lo spaventoso numero di morti da entrambe le parti contribuisce inevitabilmente a rafforzare la convinzione che l'uso dell'atomica possa essere l'unica soluzione per una rapida conclusione del conflitto. Ma bisogna davvero sganciare l'atomica sul Giappone? È così necessario? Sono domande che gli storici si sono posti per decenni dopo la guerra, ancora oggi. Ora, vale la pena di capire questo momento cruciale della storia. In effetti, a questo punto della guerra, gli Stati Uniti sanno che il Giappone è stremato e soprattutto che desidera la resa. È un fatto sconcertante che è venuto alla luce recentemente con la pubblicazione di documenti rimasti a lungo top secret. Si tratta di messaggi in codice dei diplomatici giapponesi intercettati a quell'epoca dai servizi segreti americani. Le immagini che vedrete ora sono in bianco e nero perché abbiamo cercato di entrare il più possibile dentro l'atmosfera di allora. Qui, ad Arlington Hall, alle porte di Washington, i servizi segreti americani erano riusciti a decifrare il codice utilizzato dai diplomatici giapponesi ben prima. Da qui alla Casa Bianca c'era pertanto un costante flusso di messaggi intercettati che rivelavano i tentativi dell'imperatore di porre fine alla guerra. Ho ricevuto il compito segreto di contattare la Russia con l'obiettivo di porre fine alla guerra di fronte al desiderio dell'imperatore di garantire la fine della guerra. Una delle condizioni, no, mi correggo, una delle poche condizioni su cui i giapponesi insistono sarebbe mantenere l'imperatore. Il vero problema è che il Giappone accetterà la resa solo se verranno mantenuti, diciamo così, alcuni simboli del suo potere, della sua cultura, come l'imperatore considerato un dio. Questo gli americani lo sanno molto bene e cercano di trovare una via d'uscita onorevole per il Giappone. Allora, immaginate di essere presenti nell'ufficio del presidente americano, Truman, a Washington, mentre discute di questo con un suo prezioso collaboratore che conosce molto bene la mentalità giapponese. Il segretario di Stato in carica, Joseph Grew, era stato ambasciatore a Tokyo. Sfruttando la sua conoscenza della politica giapponese, propose un modo per porre rapidamente fine alla guerra. Grew non sapeva nulla del lavoro svolto attorno al progetto della bomba atomica. Credo che dovremmo considerare qualsiasi elemento a nostra disposizione per costringere adesso i giapponesi alla resa senza condizioni. Questo potrebbe portare alla destituzione dell'imperatore e all'istituzione della monarchia. Una volta sconfitti, i giapponesi potranno determinare la loro futura struttura governativa. Sarà dato loro un modo per salvare la faccia. Senza questo, è molto improbabile che si arrendano. Signor Presidente, mi sono preso la libertà di formulare una bozza di dichiarazione che forse lei vorrà prendere in considerazione. Che efficiente. In effetti anch'io la penso allo stesso modo. Ne parli con il segretario Stimson e alcuni dei capi di Stato Maggiore e poi disponga che si incontrino con me. Punto 11. Al Giappone sarà consentito di mantenere quelle industrie che non offriranno potenziale per una guerra. Punto 12. Le forze di occupazione si ritireranno non appena questi obiettivi saranno stati raggiunti e il governo potrà tornare in carica. La forma di governo potrà essere una monarchia costituzionale sotto l'attuale dinastia se avremo rassicurazioni sul fatto che non condurrà a una nuova aggressione militare. Beh, per me va bene. Mi chiedo se non sarebbe sufficiente chiedere la resa delle forze militari. Non è sufficiente.
Se i giapponesi sono convinti che vogliamo la distruzione della loro filosofia e della loro religione, ci troveremo a dover fronteggiare una difesa disposta al suicidio nazionale. Quello che sto cercando di trovare è un modo per rendere loro più semplice la resa incondizionata, senza però continuare a lottare in modo fanatico per il loro imperatore. Come vedete, il presidente americano e i suoi uomini stanno cercando la formula migliore. Ma per chiudere la partita con il Giappone, a nessuno sfugge il ruolo che può giocare la Russia. Se entrasse in guerra con il Giappone, questo si arrenderebbe subito e non bisognerebbe invaderlo a costo di decine di migliaia di soldati americani uccisi e di civili giapponesi. Secondo le nostre stime, le vittime non dovrebbero superare le 31.000 unità. Quando avremo conquistato Tokyo per via aerea, le perdite avranno raggiunto le 45.000 unità. Signori, per quanto triste, tutti sappiamo che non esiste un modo semplice e indolore per raggiungere la vittoria. Se vogliamo procedere a questa invasione, il nostro compito è quello di mantenere un fronte deciso. Sì? Signor Presidente, vorrei evidenziare un punto molto importante circa la possibilità che la Russia partecipi alla guerra che inizierà l'8 agosto. I nostri servizi segreti dicono chiaramente che l'ingresso della Russia nella guerra contro un Giappone ormai spacciato potrebbe effettivamente segnare l'azione decisiva per portare i nipponici a una capitolazione immediata o quasi. Insomma, si è capito che il Giappone ha le corde e che si arrenderà tra breve. E si è anche capito che se si usano i termini giusti, mantenendo in carica l'imperatore, accetterà la resa senza fare resistenza. E questa resa sarà comunque immediata se la Russia entrerà in guerra. Ma allora, che bisogno c'era di sganciare la bomba atomica? Le ragioni per cui gli Stati Uniti presero la decisione finale di sganciare le bombe atomiche su Hiroshima e su Nagasaki sono molte e complesse. Vanno ricondotte al particolare contesto che si era creato in quegli ultimi mesi, in quando la guerra ormai in Europa era terminata. Le truppe sovietiche erano entrate a Berlino per prime e centinaia di migliaia di soldati e di truppe dell'Armata Rossa si erano posizionate in tutta l'Europa orientale. Questo era un segnale di difficile interpretazione su ciò che sarebbe accaduto nel futuro dell'Europa per l'amministrazione americana e britannica. C'era anche il pericolo che le truppe sovietiche potessero arrivare per prima in Giappone, procedere alla sua occupazione o occupare zone strategiche dell'Asia. E questo per l'amministrazione americana era un pericolo che doveva essere scongiurato. E questo è un dato interessante. La bomba atomica è stata sganciata come un chiaro messaggio alla Russia, che in quel periodo è in piena fase di espansione. Americani e inglesi sono preoccupati. La Russia infatti ha già sotto controllo mezza Europa e mire non troppo velate in Asia. E in almeno uno dei paesi occupati, come la Polonia, è calata una cortina di ferro e si tenta di imporre un governo filo russo, filo sovietico. Insomma, prima ancora che la Seconda Guerra Mondiale sia finita, è già cominciata la Guerra Fredda e la corsa agli armamenti. Non si tratta di un incidente isolato, fa parte di un disegno più ampio. Un'azione unilaterale da parte della Russia, come hanno fatto in Romania, Bulgaria, Turchia e Grecia. Possiamo trovarci di fronte a questo problema oggi come in futuro. Direi che i loro motivi sono piuttosto ovvi. Dopo la conferenza di Yalta, Stalin e Molotov si sono resi conto che la presenza di un qualsiasi leader democratico avrebbe messo a repentaglio i loro scagnozzi. Ammiraglio Leahy? Secondo la nostra interpretazione dell'accordo non c'è dubbio che i sovietici lo stiano violando. Significa rompere con l'Unione Sovietica. Ovviamente è una minaccia. E se la gestiamo con cautela, può essere evitata. Forse i russi pensano che noi americani non li riteniamo in grado di poter controllare tutta l'Europa orientale. Credo sia giunto il momento di mostrare i muscoli.